Meta. Il presente è obsoleto. Una rubrica vale l'altra. La rubrica di questa settimana è... Io bene e tu? La rubrica delle persone normali. Benvenuti a Io bene e tu, la rubrica che si occupa delle tematiche, dei problemi e delle richieste dei nostri ascoltatori, tutti imprescindibilmente accomunati da una caratteristica, la normalità. Apriamo direttamente il filo diretto con chi vorrà contattarci al nostro consueto numero verde, reperibile dai vari punti informativi della nostra rete. Io bene, tu? Come saprete, non si limita a consigliarvi, ma grazie ad una convenzione con le istituzioni e gli apparati legiferanti permette una soluzione rapida ed efficace dei vostri problemi, anche se, è bene dirlo, in modo inappellabile. Sempre l'insegna del buon senso, della normalità, della mediocrità aurea. Sentiamo la prima telefonata. Buongiorno, sono Mario Rossi e chiamo da casa mia. Buongiorno Mario, in cosa possiamo aiutarla? Ho sentito del problema della violenza negli stadi e capisco benissimo il tifo quando è composto e rispettoso degli avversari. Io stesso sono tifoso della mia squadra, però non giustifico gli episodi di violenza. Lo sport va bene, ma che poi della gente si malmeni in un luogo pubblico non è normale. Consultiamo la nostra guida globale. Bene, sì, a quanto leggiamo, la soluzione è l'abbattimento di tutti gli stadi. Abbiamo qui delle cariche già pronte che faremo brillare subito. Ma io abito vicino a uno stadio. Purtroppo questi sono i tempi della trasmissione. Si aggrappi a qualcosa. Il nostro tecnico sta per connettere l'esplosivo. Bene, ci sembra di aver risolto efficacemente il problema del nostro ascoltatore. Passiamo alla prossima telefonata. Buongiorno, sono Beppe Perbezzini da Roncomedio in Salice. L'altro giorno ho visto passare dei giovani per la mia strada alle 2 di notte, peraltro visibilmente ubriachi. Ma questa non è una novità, sono episodi che nel mio quartiere accadono con una certa frequenza. Io dico, sono giovani che si divertono. Purtroppo però avevano con loro un elefante ricoperto di graffiti che barriva con ostinazione, svegliando tutto il vicinato. E dico, va bene schiamazzare e ridere, ma far barrire un elefante, questo mi scandalizza. Insomma, le pare una cosa normale? Consultiamo la nostra guida globale. Bene, sì, a quanto leggiamo, la soluzione è l'abbattimento di tutti gli elefanti. Abbiamo qui delle cariche già pronte che faremo brillare subito. Ma no, io possiedo un elefante, sono un addestratore. Purtroppo questi sono i tempi della trasmissione. Si aggrappi a qualcosa. Il nostro tecnico sta per connettere l'esplosivo. Bene, ci sembra di aver risolto efficacemente il problema del nostro ascoltatore. Passiamo alla prossima telefonata. Buongiorno, sono Dinamitardo e ho ascoltato casualmente la vostra trasmissione. Non posso dirvi il mio nome per ovvi motivi. Veda, il punto è che l'utilizzo che voi state facendo degli esplosivi, cioè né per l'utilizzo edilizio o bellico o terroristico, a me non sembra normale. Lo dico da Dinamitardo e anche a nome di molti miei amici dinamitardi, che potranno confermarvi che piazzare delle cariche è anche una responsabilità, richiede esperienza, un retroterra, una tradizione. Mi scusi, ma per caso è corretto l'indirizzo che ha lasciato in segreteria? Sì, ma perché ora questa domanda? Cioè, non mi sembra in tema con quello che... Consultiamo la nostra guida globale. Bene, sì, a quanto leggiamo, la soluzione è l'abbattimento di tutti i dinamitardi. Abbiamo qui delle cariche già pronte che faremo brillare subito. Ma io sono un vostro ex collega. Purtroppo questi sono i tempi della trasmissione. Si aggrappi a qualcosa. Il nostro tecnico sta per connettere l'esplosivo. Bene, ci sembra di aver risolto efficacemente il problema del nostro ascoltatore. Passiamo alla prossima telefonata. Buongiorno, sono uno psicologo, mi chiamo Gesualdo Mastri. Ho ascoltato con interesse la vostra provocazione che ben rappresenta il problema della paradigmaticità del concetto di normalità e che, come detto, un antisociale impedirebbe a chi soffre della diversità di conviverci serenamente. Il paradosso è chiaro e vorrei esprimere il mio apprezzamento per l'ironia. Grazie, professor Gesualdo, ma questa trasmissione, come avrà capito, è basata sulle richieste degli ascoltatori. Sì, certo, è un formato che riconosco. C'è dentro la metodica radiofonica, birignao, apodittico. Ma lei quindi ha una richiesta da farci? Beh,
esprimere una mia opinione in qualità di terapeuta, di analista di fenomeni. Purtroppo questo è un fatto nuovo. Non è mai accaduto nella nostra trasmissione. E questo non è normale. Ne convengo. Si è aggrappato a qualcosa? Meta. Il presente è obsoleto. Una rubrica vale l'altra.